In occasione dell'uscita del suo ultimo libro sulle crisi economica del debito pubblico e dell'euro, intitolato Il teorema della lampada, Euronews ha incontrato Jean-Paul Fitoussi, economista e professore a Sciences Po a Parigi e all'Università Louis di Roma. Con lui abbiamo parlato delle cause e delle possibili soluzioni alla crisi che ha provocato una grave recessione in Europa. Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, il patto di bilancio firmato a marzo del 2012, obbliga i paesi della zona euro ad adottare il pareggio di bilancio nelle proprie costituzioni. Lei è stato molto critico riguardo a questo patto. Non c'è veramente niente di buono all'interno? Il n'y a-t-il rien de bon là-dessus? Il punto non è tanto stabilire se sia interamente positivo o interamente negativo. Il problema è capire quale sia il significato profondo di un dispositivo che obbliga gli Stati membri a raggiungere il pareggio di bilancio. Per ora ricorda molto il dispositivo che esiste per gli Stati federati, ma il problema europeo è che non c'è uno Stato federale. Per cui la grande difficoltà nella quale ci troviamo è che siamo sempre più federati e abbiamo sempre meno uno Stato federale. Se vogliamo, questo patto di bilancio riporta al difetto politico dell'Europa e pone la questione di capire cosa significhi questo processo di integrazione in cui si riduce lo spazio della democrazia all'interno di ciascuno Stato membro senza allargare questo spazio a livello di federazione. Insomma, c'è un vero problema alle fondamenta, ma dietro questa storia del bilancio c'è anche lì un problema di fede assoluta nella disciplina. Il y a là aussi un problème de croyance en la vertu. In passato era la disciplina monetaria, ora la sola disciplina è quella di bilancio. La seule vertu, c'est la vertu budgétaire. Gli europei sono abbastanza specializzati nel dogmatismo e provano sempre a spiegare tutto con un solo fattore. Prima della creazione della moneta unica era l'inflazione. Dopo è diventato l'equilibrio di bilancio e il debito pubblico. Le facteur c'était l'inflation, après la création de la monnaie unique, le facteur c'est le déficit budgétaire et la dette publique. In particolare, lei ha detto che i debiti nazionali sono sovrani, ma l'euro è una moneta senza sovrano. In mancanza di un'unione politica, l'unione bancaria da poco approvata potrebbe essere sufficiente. Bon, oui et non. Sì e no. Innanzitutto, qual è il problema quando dico che i debiti sono sovrani ma la moneta è senza sovrano? Il problema è che i paesi europei si indebitano in una moneta sulla quale non hanno alcun controllo. Ciò significa che si indebitano in divisa straniera e che quindi possono diventare insolventi. E che dunque, ils peuvent être insolvibili. Quando un paese si indebita in una moneta che controlla, non può mai finire insolvente. Se i paesi emergenti sono andati in fallimento, è perché erano indebitati in valuta straniera. Qui c'è un vizio di costruzione che rende il quadro attraente per la speculazione. Che cosa si può fare per ridurre o impedire questa speculazione sulla solvibilità degli stati? È abbastanza semplice. Io dico di fare quello che abbiamo fatto con la moneta unica. Quando l'abbiamo creata, i mercati di scambio sono scomparsi. Non era più possibile speculare sulle monete europee. Oggi sarebbe sufficiente creare un titolo unico del debito. In questo caso non si avrebbero più speculazioni sui titoli interstatali del debito pubblico europeo. I cosiddetti eurobond. Gli eurobond io li farei chiamare titoli unici. Ciò significa che c'è un solo debito in Europa, come negli Stati Uniti. C'è un solo debito, come in Giappone. C'è un solo debito negli Stati federali. E c'è una banca centrale che è sempre prestatore di ultima istanza. Quando François Hollande è stato eletto presidente della Repubblica francese, lei ha dichiarato di essere d'accordo con buona parte del suo programma economico. È ancora dello stesso avviso?
Ascolti, tutto ciò che ho detto dimostra che in realtà ero d'accordo con la rinegoziazione del Fiscal Compact. Ma questa rinegoziazione non c'è stata e François Hollande ha firmato il trattato di bilancio che diceva di non voler firmare senza dei cambiamenti. Il popolo svizzero ha deciso di recente, con un referendum, di limitare gli stipendi troppo elevati dei manager aziendali. Secondo lei si tratta di un gesto simbolico o questa è una strada da percorrere anche per gli altri paesi? Un po' tutti e due, e credo che effettivamente ciò potrebbe servire da lezione ad altri paesi. Ma l'Europa è in una posizione difficile per trarre le conseguenze da questa lezione. L'Europa è organizzata secondo un regime di concorrenza fiscale. Per cui, se un paese europeo comincia a voler applicare quanto stabilito dalla Svizzera, rischia di perdere una parte dei suoi cittadini che andranno a vivere nei luoghi dove il fisco è meno severo. Qui vont aller vivre dans des endroits fiscaux plus agréables. Una lezione che possiamo trarre da questi ultimi anni è che l'Unione Europea, come è oggi, non funziona. È come essere a metà di un cammino. Se non si riesce a risolvere questo problema e ad andare verso l'unione politica, bisognerà rinunciare al progetto europeo. Non lo so. È una questione che mi crea molte preoccupazioni perché vedo dappertutto la sofferenza della gente. In Italia, ovviamente in Grecia, in Spagna, in Francia, in Germania, dove la povertà è aumentata in maniera considerevole, in Inghilterra. Lo dico, le persone normalmente non si suicidano, allora vorranno cambiare. E non si potrà ancora a lungo dire loro non c'è possibilità di cambiamento. Quindi o l'Europa cambia o forse saranno i popoli stessi a gettare la spugna. Ma è un qualche cosa di molto complicato perché significherebbe interrompere una corsa appena prima di arrivare al traguardo. Eravamo partiti per formare un popolo unico, ci siamo fermati per ragioni dogmatiche. Merci beaucoup.